Chiamo una manna, voglio tu gelo. Chiamo una manna, voglio tu cielo. Chiamo una manna, voglio tu cielo. Chiamo una manna, voglio tu cielo. Uno riscantato, appresso e lamenti. Cade sta calata senza dirinenti. Tu manno dinari, mi danno bastoni. Sta briscola vinci, mi giochi cuglioni senza dirinenti. Giuseppe e Peppe, intanto grazie per aver accettato il vostro invito. Voi siete soltanto una parte della band che oggi ci racconterà la propria storia, che si chiama Cuori Selvaggi. Ne mancano altri due. Sì, manca Cristian Longobardo, che suona le chitarre e ha lavorato anche al missaggio e alla masterizzazione dell'EP che abbiamo prodotto a dicembre, che si intitola Manna, e Domenico Rossi al basso. Uno è a Firenze, l'ultimo è Cristian è in Umbria, è a Foligno, però all'occorrenza ci vediamo. Adesso ci racconterete meglio. Sì. Innanzitutto io partirei proprio dal nome della vostra band, che nasce negli anni 90 e che già è di per sé un manifesto. Cioè, intanto è un'ispirazione e poi anche un manifesto. Il nome del gruppo prende spunto da un film di David Lynch e non dalla telenovela Cuore Selvaggio. Così sgombriamo subito il campo quella da queste qui. Quella con Pan del Diablo, che io personalmente ricordo, messicana. Sì, perché così sgombriamo subito il campo da questo equivoco. È un film di David Lynch del 91 che si chiama Wild at Heart, che è un road movie, un film girato sulla strada, e da lì abbiamo preso spunto perché aveva dei link importanti anche con il nostro modo di intendere è la vita, è la musica, e la musica rispetto alla vita, insomma, molto on the road. Perché il vostro modo di intendere la vita è sostanzialmente rock, cioè per voi il rock, oltre ad un genere, è proprio uno stato d'animo. Sì. Però dire solo rock è limitativo, diciamo che è una musica energica che prende spunto anche dal dialetto siciliano e intendiamo, diciamo, il potere della parola e del testo allo stesso livello del potere della musica e quindi dell'energia che esprime la musica. Sia il testo, quindi i contenuti, che la musica, missati assieme, se hanno un vigore, un'energia, esprimono una forza. Ecco, questo è un elemento interessante, sia per quanto riguarda la discografia di oggi, che tendenzialmente tende a valorizzare o un aspetto o un altro, mentre nel vostro EP, che ricordiamolo, si intitola Manna ed è uscito a dicembre dello scorso anno, c'è una potenza intrinseca in entrambi gli aspetti, quindi sia quello testuale che quello musicale. E poi un'altra cosa interessante è fare questo tipo di musica, avere questo tipo di sonorità, contaminarla, una sonorità anche molto americana per certi aspetti, e contaminarla con il siciliano. Sai perché? Diciamo, l'ambizione nostra, che forse è anche molto alta, è dare un senso, diciamo, all'isola, alla Sicilia, anche sotto il profilo musicale, creare qualcosa di inedito, di originale. Ci sono riusciti i fior di isole, diciamo, musicali in Europa, come per esempio l'Irlanda, che ha espresso i Pogues, gli stessi U2. Cioè, l'Irlanda è una isola che ha una tradizione musicale importante nel rock, ma anche l'Islanda, se vogliamo, tante isole, anche la stessa Inghilterra è un'isola. Noi invece abbiamo finora espresso solo folklore, diciamo una tendenza folcloristica. Una sorta di cliché che forse va smontato. Che noi vogliamo superare, cioè vogliamo creare, non so se ci riusciremo col tempo perché faremo altre cose inedite in futuro, superare questo cliché che ci lega solo al folklore e a una lingua dialettale legata al folklore e invece declinarla con un rock particolare, originale, anche perché ormai la Sicilia è un marchio che a livello internazionale sta attraendo anche star importanti, gente che viene qua a fare vacanze, ad apprezzare l'enogastronomia piuttosto che i paesaggi. Perché non potrebbe anche sfondare un genere musicale nuovo? Punto di domanda. In realtà pensate che l'uso del siciliano possa essere un deterrente in questo afflato internazionale che ha la vostra musica? Finora lo è stato, secondo me, perché purtroppo ci sono dei pregiudizi. Però se tu, come dicevo prima, superi la fase folcloristica e al siciliano dai un valore letterario e lo aiuti anche omogenizzandolo con delle traduzioni, piuttosto che comunque trasmettendo qualcosa che va al di là della parola insieme alla musica, Lo puoi usare anche per un nuovo genere musicale più energico che chiamiamo per convenienza rock.
però noi non facciamo solo roba in dialetto, quindi mischiamo anche con roba italiana, quindi ci sdoganiamo anche a livello di contenuti, no? E Manna, il vostro disco è un album nel senso pieno del termine, nel senso che ha dentro quattro fotografie diverse, l'una diversa dall'altra, dal brano in siciliano al brano che privilegia una sensazione più melodica, più sentimentale, diciamo, al rock energico a pieno titolo. Quindi già in qualche modo questo definisce i vostri progetti futuri? Cioè è un estratto di quello che poi magari andrete a sviluppare? Sì, secondo me sì, nel senso che noi abbiamo voluto battere un colpo forte adesso, no? Dopo tanti anni che mancavamo dalle scene per varie ragioni, diciamo, ma siamo sempre stati presenti musicalmente, abbiamo fatto delle reunion occasionali e sempre abbiamo creato roba che andava però pubblicata e registrata bene, e l'abbiamo fatto con questo primo EP. Questo è un antipasto, chiamiamolo così, cioè noi siamo presenti e facciamo questo e delineiamo già una, come dire, una prospettiva di dove possiamo andare. Ora starà a noi scegliere cosa sottolineare di più e cosa magari lasciare in secondo piano, no? Per quanto mi riguarda, penso che quello che andrà valutato meglio, diciamo, dato valore, sono gli aspetti di rock letterario, il siciliano declinato con quella forma di reggae rock energico che può anche essere ballabile e accattivante, però con dei contenuti. Cioè, io in quella direzione mi direi, però non sono solo io, ci sono anche gli altri. Naturalmente, ma soprattutto c'è anche il pubblico. Nella scelta della vostra direzione esiste anche questo tipo di condizionamento, cioè vedere che strade prenderanno questi brani potrà condizionare la strada che prenderete voi nei vostri progetti futuri? Il pubblico va sempre grandemente rispettato, però prima di tutto va rispettata la tua intuizione, cioè il tuo sentire. Siccome per fortuna non viviamo di questo, e difficilmente, tranne qualcuno, perché qualcuno lo fa per professionismo, però mi riferisco al gruppo. Come Peppe. Peppe sì. È un professionista della musica, però mi riferisco al gruppo in generale. Noi abbiamo la libertà di poter fare una scelta artistica autonoma, che non è da tutti di questi tempi, e certamente ascolteremo le sensazioni che verranno dal pubblico e ci andrà in parte, anche se sarà il caso, di assecondarlo, ma prima di tutto verrà la nostra come dire, ispirazione, ecco. E la fedeltà a voi stessi. Esatto, alla nostra identità. In realtà la vostra esperienza musicale insieme di gruppo comincia ad inizio anni 90. Sì. E poi in qualche modo si sospende, anche se non si ferma mai del tutto, fino a questa botta. Sì. Quando non eravamo boomer e quindi eravamo giovanissimi, come si suol dire oggi, eravamo giovani, abbiamo raccolto tutte gli spunti che venivano dalla strada, dalle amicizie, dal movimento musicale che a Messina c'era, sì, ieri era, più. Era molto fertile il panorama messinese, un sacco di gruppi facevano generi diversi, naturalmente tutti brani inediti, le cover non esistevano, come dicevo prima, tipo le palestre, come l'Odyssey, un locale storico qui a Messina, dove ci si incontrava dalle 11 di sera in poi, sino a mattina si suonava insieme, e da lì sono venuti fuori tanti musicisti, tante collaborazioni, anche con Dino che abbiamo conosciuto. Dino che peraltro ha fatto parte in qualche modo anche di questo disco. Dino sì. Scuderi. Sì. Dino Scuderi. Il maestro Dino Scuderi, diciamo, come è conosciuto. Però diciamo, lui è uno che si presta, no? Che gliene ha dato atto, cioè nel senso che dove gli piace lui collabora, ed è questa la mentalità di un tempo, al di là, diciamo, dei traguardi che si è raggiunti anche a livello, diciamo, di clamore. Che lui ha raggiunto, e quindi sì, in qualche modo questo è un attestato. Perché lui è un artista famoso a livello nazionale, è direttore di diversi musical importanti. Jesus Christ Superstar, sì, a cui tu hai partecipato. Sì, è stato il mio primo direttore d'orchestra. Però lui, diciamo, è una persona umile, che se gli piace una cosa, sì, ecco la mentalità di un tempo, no? Delle collaborazioni a prescindere dal fatto se tu sei famoso o non sei famoso, ma c'è questa empatia artistica che non lo so se oggigiorno c'è, comunque è apprezzabile, perché certo, gli artisti devono collaborare se c'è un'empatia, se piace qualcosa. La scena messinese
che avete conosciuto negli anni 90 e che avete ritrovato oggi? È una scena completamente diversa? È una scena depotenziata o cosa? Ma è una scena sicuramente diversa anche grazie al web. Una volta, come dicevo prima, ci si incontrava, si suonava, c'era il contatto diretto con il pubblico, per cui si testava sul campo. C'era già il termometro alla mano. Che facevi. E naturalmente la veicolazione del prodotto si faceva viaggiando. Adesso, grazie al web, dico, è molto più facile, per cui ci sono altri canoni, altri modi di testare il prodotto. Per cui questa è l'unica differenza. Poi in realtà si fa musica come si faceva tipo una volta. Io collaboro anche con un artista messinese che si chiama Il Cuppari. Posso dire che praticamente fa parte della nuova generazione, diciamo. Ci stiamo riscontrando con questo. I concerti si fanno, però il web, diciamo questa scatola che è un'arma a doppio taglio in un certo senso, perché dà a tutti la possibilità e poi chiaramente la gente deve scremare. La cosa più importante, secondo me, è importante mantenere la propria identità artistica, perché il web, come dice lui, è un'arma a doppio taglio. Puoi avere anche l'illusione di non piacere e invece stai piacendo, oppure viceversa, certo. L'illusione di piacere invece sono dei like così del momento. Voi avete un vantaggio che è quello del tempo, potrebbe essere anche visto dall'altra parte della medaglia, invece secondo me no, secondo me lo è assolutamente. Conoscete il prima e quindi in qualche modo avete più strumenti per affrontare l'ora e il dopo, ma oggi come vi inserite? Come pensate di inserirvi in questa scena musicale? Ah, io ho i miei segreti che non voglio rivelare. Lo sai perché? Perché io sto cercando di adottare la terza via, no? Cioè, la prima è quella della produzione classica, dove c'è qualcuno che crede in te e ti investe una fiche di qualche migliaio di euro, con tutti gli annessi e connessi, cioè anche inclusa la promozione nelle radio, eccetera. E poi c'è la via, quella della indipendenza, che è quella più praticata, perché oggi magari quasi quasi ci sono più persone che suonano che non ascoltatori, come quando ci erano più scrittori che lettori, no? Esatto. Però tipo, c'è la terza via, che è quella di approfittare degli spazi liberi, degli angoli di libertà e indipendenza, attraverso delle web radio, attraverso la possibilità di contatti diretti con i giornalisti, comunque farsi conoscere così, tal quali, per quello che si è. Quindi se hai del valore verrai apprezzato, se piacerai verrai apprezzato, se no pazienza. Però siccome ci sono tante chance, vale la pena approfittarne, sia sul web, sia sulle testate online, sia sulle web radio. C'è un mondo, diciamo, se tu ti dedichi e ti applichi, mandando, magari stressando qualcuno, diciamo, però vale la pena promuovere qualcosa alla quale tu credi. Siccome io ci credo alla nostra musica, oggi magari è così, domani sarà in un altro modo, però diciamo la promessa, anche scherzando, che ci siamo fatti, è fino a 90 anni, tipo Buena Vista Social Club ci va di suonare, perché è un'energia che non si deve abbandonare mai. Siete da piccoli passi o c'è già un pensiero grande, un punto di arrivo, che poi magari sarà una nuova ripartenza? Ma in questo momento state puntando a qualcosa in particolare? Anche soltanto una manifestazione, un festival? No? Sì, diciamo che abbiamo dei contatti con i comuni, qualcuno con qualche agenzia, siamo in trattativa per fare booking. Però non abbiamo date precise adesso, siamo in work in progress. Ma comunque fare i concerti dal vivo per noi è farli in un certo modo, per cui quando ci sarà l'opportunità si faranno bene. Di fare una cosa per bene, capito? Farlo per bene, tipo senza disprezzare o criticare nessuno. No, certo, assolutamente. Per noi arrivare a questo punto vuol dire avere una location come si deve, essere retribuiti come si deve, essere apprezzati e quindi retribuiti per quello che si vale, per la storia che si rappresenta, per i contenuti che stai portando avanti. Altrimenti non è che per forza. Cioè non abbiamo il bisogno, non viviamo nel bisogno di dover suonare a tutti i costi, con tutto il rispetto per tutti. Bisogna che ci sia una densità artistica anche da chi ti propone il concerto, cioè che ti stiano ad apprezzare, poi
devi eseguire tutto per bene. Noi abbiamo questa ambizione di creare un live denso e molto sentito, è questo, cioè l'energia deve passare. La lavorazione di questo disco invece è stata in parte remota, diciamo, un po' per il del tutto, un po' per il condizionamento della pandemia che intanto si è messa in mezzo ai progetti di un po' tutti quanti, un po' perché geograficamente voi non siete tutti e quattro su Messina. Però, grazie a Dio, quella tecnologia. La batteria è stata registrata qui, poi la post produzione è stata fatta a Foligno da Christian, ognuno ha registrato a casa propria. Naturalmente ci siamo scambiati le idee. Io sono andato fino a Foligno invece, ho preso un aereo. Lui incredibile. L'aereo, sì, è ancora fisico, dico. Vabbè, era per forza, dovevo farlo. Perché c'hai problemi con l'aereo? No, perché la voce va fatta bene, dopo che tutte le basi sono pronte, come ultima cosa, e col supporto di Christian. Ecco, perché la voce della band è la tua. Sì. Sei anche cantautore, autore dei testi. Questa è una delle differenze con il passato. Adesso questa cosa si può fare, anche perché, diciamo, un piccolo studiolo in casa si può avere con, tra virgolette, con pochi soldi. Vabbè, però è un investimento, diciamo, sostenibile. Sì, 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 è un investimento sostenibile. Abbiamo sfruttato tipo la tecnologia, per cui abbiamo registrato ognuno a casa propria. Avete sfruttato la tecnologia pur suonando. Sì, sì. Che è, tutta roba suonata, sì. Esatto. E adesso, nel mezzo del cammino di questa vostra vita, ci sono più bilanci o più progetti? Io progetti assolutamente, bilanci no. Guarda, già abbiamo in cantiere una decina di brani che io nel cassetto, che vanno lavorati, tutti i testi sia in dialetto che in italiano, quindi è ancora roba, viene fuori con delle ispirazioni. E siccome con i ragazzi viene fatto, secondo me, un bel lavoro, cioè proprio di ispirazione, io mi sono trovato bene anche a distanza. E la differenza col passato è proprio questa, che adesso la possibilità di fare musica è più democratica, paradossalmente, grazie alle nuove tecnologie. Prima bisognava avere un budget consistente, quindi non era facile registrare. Invece adesso siamo i famosi pro e contro della nuova tecnologia, tutti possono. Bisogna vedere cosa viene fuori, che qualità c'è. Sì, prima c'era un filtro che probabilmente arrivava prima, quindi dalle radio, i DJ e tutto, sì. Filtravano e ti facevano già arrivare quello che decidevano ti arrivasse. Adesso invece il contatto è diretto. Io suono, tu senti, ti piace, compri, ti piace, ascolti. Vieni, c'era molto filtro nei live, nell'esposizione, certo, dal vivo, e anche nelle prime cassettine che tu facevi. Noi abbiamo avuto la fortuna, forse anche la bravura, di essere apprezzati da subito, perché siamo stati mandati nelle radio nazionali. Allora c'era Planet Rock su Radio 2 e ci mandarono con le prime produzioni. Abbiamo vinto un festival che si chiamava Vibrazioni a Roma, che come premio prevedeva un mini CD con la UEA. Poi alla fine non hanno rispettato i patti, però ci sono toccati 3 giorni di produzione in un grande studio di Roma. Cioè abbiamo fatto delle esperienze, abbiamo fatto qualche mini tour anche a livello nazionale. Arezzo Wave sempre arrivati perlomeno in semifinale. Cioè abbiamo avuto sempre il conforto, anche il feedback degli addetti ai lavori. E quindi cos'è che ad un certo punto ha interrotto questo ritmo? Non dico il percorso, ma questo ritmo. Che non è diventato un lavoro. Non essendo diventato un lavoro canonico, allora giustamente le esigenze pressano, e quindi tu il lavoro vero te lo devi trovare, ma la passione vera non la puoi trascurare. Quindi, siccome noi non abbiamo voluto rinunciare a nessuna delle due cose, eccoci qui di nuovo, che ci riproponiamo dopo diversi anni con intatta intenzione, passionalità e presenza. Vabbè, in realtà io ho continuato a fare il musicista. Tu fai anche lezioni di batteria? Lezioni, ci sono anche un insegnante qui nel mio studio, che è il Trump, tengo a dirlo, anche al progetto suono, però ho anche un'attività live, collaboro con diversi gruppi. Dunque la mia vita professionale e la passione si sono uniti.
Io mi riferivo al nostro progetto, nel senso che non è arrivata al punto di essere una produzione, diciamo, che come tanti progetti musicali non ha svoltato, però è rimasta questa voglia di comunque incidere, realizzare delle cose. In Italia è difficile che diventi una professione a tutti gli effetti, però diciamo l'arte non va mai sottovalutata da tanti punti di vista. Manna, appunto, sì, da un lato c'è questo fatto qua della manna dal cielo, che è questo fatalismo un po' meridionale, no? Che ci attendiamo le soluzioni dall'esterno di noi, però nello stesso tempo, data l'azione che abbiamo messo di realizzare dopo tanto tempo questo EP, ci stiamo pensando noi stessi a tirarci, c'è questa ambivalenza, no? Virtuosa, di dare una risposta contestuale alla domanda, cioè non attendiamo solo la risposta dall'alto o dall'esterno, ma ci stiamo mettendo del nostro per riproporci. Quindi è qualcosa che vi siete raccontati voi stessi? Cioè. Sì, sempre un significato ex post, però c'è anche una rabbia sociale, no? Se tu ascolti il testo, c'è questa voce molto popolare, un po' punk reggae, di questa energia incalzante che fa anche un po' muovere, che ti spinge proprio... un popolo in movimento, perché c'è anche un richiamo biblico, no? Degli ebrei che andavano nel deserto. La citazione è quella. Sì. E anche il simbolo del che c'è nell'immagine che c'è nella copertina, Man-Ha, è un simbolo ebraico. Che Man-Ha era la domanda che si facevano gli ebrei, dice: che cos'è sta roba? Cos'è questa roba che cade dal cielo, no? Se ne sono pure lamentati. Chi? Gli ebrei, perché comunque non era in sapore, non sì, era. Sì, però era nutriente, gli ha salvato la vita. E beh. Quindi praticamente. Però nonostante quello. Comunque, questo è il significato, abbraccia diversi significati, oltre alla musica che appunto è incalzante, e poi c'è una parte rappata in italiano. Se tu hai ascoltato, che decodifica il nostro di movimento continuo emigratorio dal sud verso il nord tendenzialmente, e nella parte rappata si parla anche del fatto che noi prendiamo aria quando attraversiamo lo stretto, c'è una parte, no? Da dopo lo stretto non tremi più. Ed è vero. Secondo me sì, perché attraversiamo un varco dimensionale, un varco spazio-temporale quando passiamo lo stretto. Però in qualche modo anche quel movimento contrario si fa per cercare aria, nel senso molte volte qui è soffocante, stantia, da molti punti sì. di vista. È un varco temporale, non esprime un giudizio o una morale. Si passa semplicemente un varco spazio-temporale quando, secondo me, quando passi lo stretto, sia in una direzione che nell'altra. Bisogna beccare le tempistiche giuste per prendere aria. Adesso chi vuole ascoltarvi dal vivo, dove vi troverà, se c'è già qualche data fissata? Allora, date in questo momento non ce ne sono, però siamo stati contattati dal comune per degli eventi, abbiamo delle cose in corso, ripeto, quando saranno rese ufficiali delle date lo faremo sapere. Allora resteremo connessi, intanto grazie ad entrambi. E il CD, diciamo, per chi vuole ascoltarlo, lo si trova su tutte le piattaforme online. Abbiamo una bella pagina Facebook dove pubblichiamo tutte le interviste che ci stanno facendo nelle radio. La pagina è Cuori Selvaggi su Facebook, lo dico così, diciamo, sanno giusto. Dove trovarci. E poi ci trovano su Spotify, su Amazon, su Bandcamp, su tutte le piattaforme online. Anche a casa. Basta cliccare e ci ascoltano in cuffia gratuitamente. Poi se vogliono contribuire, c'è anche Bandcamp che con 3 euro scarichi tutti i file in alta qualità. Benissimo, grazie ancora. Grazie a te.